Cos'è che ha chiamato? Ha avuto due ischemie, non si può muovere più. Rimane a letto, è 3 anni che è messo a letto. Quindi. Miracolo ha votato. No, miracolo ha votato. Non ha votato mai, finalmente a 88 anni con due ischemie a letto l'hanno fatta votare. PD l'hanno fatta votare poi. In Sicilia è giallo su come sia possibile che una signora di 88 anni ricoverata per due ischemie risulti tra i votanti delle ultime regionali. Enzo Galvagno, figlio della signora, ha scoperto tutto registrando con il cellulare i dipendenti dell'ufficio elettorale comunale. Sì, Gravina. Ok, e chi l'ha fatta votare? Hanno chiesto l'autorizzazione. Questa è la firma di sua mamma. La nuova carta d'identità risulta che mia madre non può inabile alla firma. Lei sarebbe riuscita a votare questa signora con una paresi alla mano destra? Ma guardi che per votare basta scrivere, fare, voglio dire, un simbolo e un nome. Il nome, secondo Galvagno, sarebbe quello del deputato regionale Luca Sammartino. Assolutamente no, ho preso subito le distanze da quello che ho visto sulla rete, ma soprattutto ho preso le distanze da chi ha cercato di gettare fango e screditare la mia onorabilità e la mia reputazione. Unico elemento certo al momento è il sostegno elettorale del gestore della casa di cura a Sammartino. Voi avete sponsorizzato Sammartino? Lo abbiamo presentato, lo abbiamo invitato ad una grossa riunione che abbiamo organizzato presso i nostri saloni, tutto lì. Per verificare i fatti, la magistratura ha disposto il sequestro di tutti gli atti. Allora, questa è la vicenda, i magistrati faranno chiarezza, rimane un episodio allucinante. Per non farci mancare nulla, proprio questa mattina è stato arrestato questo signore qui. Guardatelo, non è un simpatico mattacchione che mette insieme la Bibbia e Pinocchio, ma è un deputato regionale siciliano appena eletto con l'UDC a Messina in una lista che appoggiava Nello Musumeci, si chiama Catino